Una coupé con motore turbo e telaio in carbonio, è l'Alfa Romeo 4C. La posizione di guida è rasoterra, il volante è senza servosterzo, la linea è muscolosa. Tutto questo fa dell'Alfa Romeo 4C una vera super sportiva in miniatura. Sono nel cuore di Modena, in Piazza Grande. Di fianco a me vedete l'Alfa Romeo 4C. Viene prodotta a pochi metri da questo posto, nello stabilimento della Maserati. Modena e Alfa Romeo hanno una lunga storia in comune. Questo è Viale Trento Trieste. Proprio qui, nel 1929, Enzo Ferrari iniziò la sua attività come filiale dell'Alfa Romeo. Si caratterizza per le linee che dal frontale, con la caratteristica calandra, si sviluppano lungo le fiancate e che arrivano al posteriore con il doppio scarico. La posizione di guida è rasoterra e all'interno dell'abitacolo sembra di trovarsi al volante di un go-kart. Le ruote invece sono più piccole davanti e più grandi dietro. Una vettura che mette al centro le emozioni. Sui percorsi collinari ricchi di curve in salita, questa coupé Alfa Romeo esprime il meglio del suo carattere. Il telaio, derivato da un monoscocca in fibra di carbonio, è il vero punto di forza dell'intero progetto. Ma per andare al limite è la pista l'ambiente ideale della 4C. Adesso farò un giro di pista con la modalità race. Sul tracciato dell'autodromo di Modena, in modalità race che riduce il controllo elettronico della stabilità e dell'ABS, si rivela una vettura precisa negli inserimenti e senza trasferimenti di carico. Il peso a secco è di 895 kg, che unito al motore turbo da 1,7 litri con 240 cavalli in posizione centrale e con trazione posteriore, rende l'Alfa Romeo 4C una vettura sempre reattiva. Accelera da 0 a 100 km orari in soli 4,5 secondi e l'assenza del servosterzo aumenta il piacere di guida. Il cambio è robotizzato a doppia frizione con palette al volante. L'assenza della chiusura elettrica allo sportellino del serbatoio è un piccolo dettaglio che si potrebbe migliorare. Listino a partire da 65.000 euro.